Ciao, eccomi a rifare le friselle, questa volta con farina integrale e userò poi il licoli. Eccolo qua, è quasi pronto, lo tengo un altro po' il tempo di mettere in autolisi le farine. E dopo mezz'ora di autolisi vado a far girare con la planetaria. Quindi ho finito di mettere l'acqua, ho messo il malto, il sale. E una volta che l'impasto è pronto, lo giro sul piano di lavoro. Ok, ora faccio un paio di giri di pieghe in questo modo. Se volete potete fare il solito modo che si fa per il pane, le pieghe a tre. Io adesso sto facendo in questo modo. Ho cambiato un pochino, sto ripetendo la ricetta praticamente che avevo già fatto. Quindi senza cambiare niente, ho cambiato soltanto la farina, ho messo l'integrale. Lo faccio rilassare un attimino e faccio un altro giretto. Bene, poi mi preparo la ciotola dove metterò il mio impasto a lievitare, deve raddoppiare, quindi 4-5 ore, il tempo che ci vuole. L'ho oliata un pochino, come avete visto, lo metto dentro, copro con la pellicola e lascio lievitare. E questo è il risultato dopo all'incirca 5 ore, a temperatura ambiente, forse anche meno di 5 ore. Però vabbè, voi calcolate i vostri tempi in base alla temperatura che avete in casa. E ora lo giro di nuovo sul piano di lavoro. Ho messo un po' di farina, un po' di semola. Lo allargo un pochino delicatamente e mi faccio un giro di pieghe a tre. Ok, lo pirlo un pochino e poi lo faccio riposare una mezz'ora, copro con una ciotola e lo lascio. Passato il tempo, lo allargo e qui mi preparo i pezzi per formare poi le ciambelle di pane. Quindi lo allungo un pochino, così piano piano, senza strapazzarlo tanto, e le faccio un pochino più grandi dell'altra volta. L'altra volta mi sembra che ne ho fatte 6, questa volta ne farò 5. Quindi mi regolo, peso prima la peso, vediamo, sta intorno ai 100, 120, 130. Quindi faccio questi pezzi e poi vado a formare le ciambelle. Si possono formare anche senza piegare come sto facendo io, però io preferisco fare così perché ho visto l'altra volta sono venute molto bene. Quindi arrotolo un pochino così e poi formo la ciambella. Ecco qua. L'attacco. Queste ciambelle poi le metto su una teglia su carta forno e al centro ci metterò, adesso vi faccio vedere come l'altra volta, o bicchierini piccoli oppure bicchierini di carta piccolini che adesso non ce l'ho, ne ho solo qualcuno, quindi metto i bicchierini del caffè. Metto la ciambella e il bicchierino lo metto al centro dopo che l'ho oliato, così poi non si attacca in lievitazione. Ecco qua. Fatto questo, li lascio lievitare ancora, quindi dovranno ancora raddoppiare.
Finisco anche le altre forme, finisco di formare. Ok. Le friselle sono molto buone in questo periodo perché stanno arrivando i nostri pomodori, ma anche quelli che vendono naturalmente. Certo, i nostri hanno un sapore speciale. Per bagnarle e condirle con il pomodoro e il basilico sono veramente ottime. Poi ci si può mettere di tutto sopra, addirittura anche il pesce, un'insalatina di mare, ci si può sbizzarrire. Bene, ho finito. Ok. Una volta messi i bicchieri, poi ci metto sopra, ci appoggio la carta, la pellicola, appoggiata sopra e sotto in modo che copre bene e non si seccano. E a me ci sono volute all'incirca altre 3 ore, dico all'incirca, quindi regolatevi, poi vedete, si gonfiano, lo vedete quando sono pronte. Il forno lo accendo a 240. Spruzzo un po' di vapore, ma non molto, non nemmeno servirebbe. Eccole qua, vedete, dopo 15, massimo 20 minuti. Io le taglio ancora tiepide, non aspetto che si freddino del tutto, anche perché è bello vedere quell'effetto, vedete, il pane che si alza, quando si taglia. E poi le metto a grigliare altri 15 minuti, in quel caso a 180, altrimenti bruciano troppo, quindi regolatevi voi per la temperatura. Ed eccole qua, le faccio freddare, poi le metto in busta e sono pronte per mangiare. Sono venute benissimo, sono ottime amici. Vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!